Buonasera, mister. Buonasera a tutti. Uguale, Ovviamente in casa Pianese ben accolto questo punto, in casa Rimini. uguale. Perché è stata una partita, come ho detto ieri, in conferenza stampa, che affrontavamo una squadra allenata bene, una squadra compatta, una squadra che ha una classifica importante, e sapevamo di affrontare una partita molto, molto difficile. Quindi, l'intento era affrontarla con equilibrio, senza il fatto che giochi in casa, magari a volte puoi spaccare il mondo per dimostrare che, come si diceva ieri, che in casa magari per cambiare un po' il ritmo, di come stanno andando le partite casalinghe, e lì magari può essere un boomerang. Quindi credo che la squadra anche oggi ha fatto un'ottima prestazione, non tanto sull'aspetto della qualità, ma della compattezza, di non cercare di subire più di tanto l'avversario. E credo che le situazioni più nitide, che si sono viste, sono state a favore nostro, soprattutto con Parigi. Primo tempo, traversa, pronti via. Secondo tempo, pronti via. Non so cosa è successo, ma ho visto solo che era da solo davanti al portiere, quindi poteva fare tutto tranne quello che ha fatto, ma ci sta. E poi altre due o tre situazioni molto molto importanti, perché forse qualcuno non ci pensa, l'occasione di Lombardi, sì, Lombardi sul tiro, secondo me anche lì su una transizione tre quarti si poteva gestire molto molto bene rispetto a quello che è stato fatto, perché lì se tieni bassa la palla con le condizioni del campo sintetico, che comunque se la palla schizza per terra prende la massima velocità e mette in difficoltà il portiere. Io l'ho vista dal campo, ma poi mi hanno confermato che era una potenziale palla gol. E quella di Garetto, il tiro di Garetto che ha calciato di sinistro, se mette la palla a zona di schietto rigore, ci sta che magari arriviamo in 2-3, non dico a porta vuota, però anche quella lì è una potenziale palla gol. In una partita dove non è che puoi creare chissà che, perché lo sapevamo. Lo sapevamo che la Pianese è una squadra molto compatta, che magari non permette all'avversario di creare tante palle gol, è in salute, ha vinto col Carpi prima di noi, quindi dove c'è entusiasmo. Quindi ripeto, per me è un punto molto molto positivo questo. Buonasera, mister. Mi Buonasera. sembra di capire che più di qualche rimpianto per l'occasione avuta ci sia, insomma, alla fine di questa partita. È anche vero forse che l'unica situazione nella quale avete rischiato con la costruzione dal basso, con una squadra come la Pianese che vi pressava molto alti, vi siete forse un po' incapponiti su quella situazione lì? Una volta, secondo tempo. Non ho visto altre situazioni pericolose che sono capitate per costruire dal basso. Se non erro, è stata solo quell'occasione lì, secondo tempo, se non mi sbaglio, sull'Inas, che non abbiamo buttato via la palla, ma secondo me ci sta portando invece dei vantaggi importanti. Se invece andiamo a sottolineare un errore, e magari ci sta che PCP anche gol, però nell'arco della partita, del campionato, il non buttare sempre la palla anche in difficoltà, secondo me, porta ad avere più autostima, più fiducia e porta, secondo me, dei vantaggi. Quindi Era una scelta, cioè questo è una volevo scelta, non capire, sto, è una sì, è una scelta. scelta. Io sono sincero, non palla lunga e pedalare non mi piace, non mi è mai piaciuto. Non è che non lo No, si fa mai. non lo dicevo inteso in questo senso, lo pensavo inteso contro un avversario che fa una cosa molto bene, che è quella di pressare alto, e viste le condizioni, no? Molte volte ci si adegua anche un po' al tipo di partita che si va a affrontare. Assolutamente sì, nel senso che noi l'abbiamo detto, l'ho detto anche in altre circostanze, che bisogna anche adattarsi, adeguarsi, ma oggi sotto quell'aspetto lì, ce lo siamo detti prima della partita, cerchiamo di provare a uscire dal basso. Perché? Perché sti lanci lunghi sotto una pressione loro che fanno appena stacca palla il portiere, un difensore al portiere, loro arrivano, però avevamo un 3 contro 2 perché loro giocando così davanti, da riconoscere, avevamo un uomo in più nella costruzione per il portiere 4,
credo che sia il primo tempo, che il secondo tempo non abbiamo avuto tanti problemi. Noi arrivavamo sempre alle tre quarti nostra con Linas, con Lepri, due braccetti, lo stesso Borelli che due o tre volte anche il secondo tempo ha avuto la possibilità di imbucare su uno dei centrocampisti, se non erro piccoli. E sotto quell'aspetto lì, ripeto, poi è normale, è rimarcato l'errore perché in quel caso lì di Linas, dove ci siamo un attimino incartati, come si suol dire, bastava mettere la palla su, ecco. Però credo che in linea di massima oggi, nonostante la Pianese sia molto brava a fare quello, siamo usciti spesso e volentieri dal basso, ecco. L'ultima cosa, se si aspettava qualcosa di più nel momento in cui ha deciso di andare con le due punte, quindi quando ha inserito Ubaldi, se si aspettava una risposta diversa negli ultimi, cos'erano, 20 minuti forse. Sì, sai, abbiamo avuto, ripeto, delle situazioni anche allo stesso Baldi pronti via quando è entrato che ha ricevuto quella palla al limite dell'area piccola. Si è girato, secondo me, nella parte sbagliata. Se si gira verso il dischetto aspettando un compagno che arriva a rimorchio, anche quella situazione lì poteva essere una situazione importante. Però, sai, con i sì e con i ma vai poco lontano. Ma gli ultimi 20-25 minuti, quando ho inserito una punta proprio di ruolo assieme a Parigi è perché avevo capito, captato che loro avevano un po' di difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto atletico, erano un po' stanchi i loro difensori, quindi ho detto metto un'altra punta lì, li metto in condizione di stare un attimino più bassi e ci sta che magari un tiro da fuori, una situazione su palla esterna, andiamo dentro, magari riusciamo ad andare a coprire bene l'area. Detto magari avremmo dei vantaggi a fare questo. Ripeto, poi sai, quando poi non ci riesci a fare quello che pensi, non è che ci rimani male, però è normale, tante volte pensi una cosa e ne succede altra. Però ripeto, io ho visto una squadra, la mia, molto 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 presente nella partita. Sono quelle partite, come ho detto prima, che non puoi creare 10 palle gol, è impossibile, perché giochi contro una squadra che sta bene, una squadra che corre, che è compatta, che se sbagli la minima cosa ti possono fare male, quindi ripeto, è stato tutti ci aspettavamo magari la vittoria, ma ripeto, questo è un punto che secondo me fa morale perché l'abbiamo fatto contro una squadra importante.